tanto raggiunsero l'orto degli ulivi, il Getsemani. Gesù dice ai suoi discepoli: restate qui mentre io pregherò. Notate cos'è che gli chiede? Dai, fin compagnia, sti che, scappi mia, subito, no, sti che. Poi ne prende tre, i soliti, Pietro, Giacomo, Giovanni, a quelli chiede qualcosa di più. Poi cominciò ad aver paura e angoscia e disse ai tre discepoli: una tristezza mortale mi opprime, fermatevi qui, state svegli. Ecco cosa gli chiede, state svegli. Almeno voi tre fatemi compagnia davvero. Non occorre star lì a ciucciarmi i gosci. Però perlomeno state svegli, che io sappia che ci siete qui con me. Mentre andava più avanti, cadeva a terra e pregava, chiedeva a Dio se era possibile di evitare quel terribile momento e diceva: Abba. Notate, anche in questo momento la parola è Abba. Poi noi traduciamo con padre, padre mio, ma in realtà invece letteralmente è papà. Ci dice l'intimità della sua relazione col padre. Abba, padre mio, tu puoi tutto. Allontana da me questo calice. Di dolore non c'è. Che calice è? È il calice dell'ira. Signori, voi che siete esperti e sgamati in queste cose, di QISP, di quale ira si parla? Quante sono le ire piuttosto? L'ira di Dio può essere l'ira di Dio. Qui si parla dell'ira di Dio, non di quella degli uomini. L'ira di Dio. Irmanente. No, l'ira è, la prima è vendi, la seconda è immanente. La terza è salvifica. Dove troviamo la prima ira di Dio? In tantissime pagine della Bibbia, specialmente l'Antico Testamento. Il linguaggio è sempre ira vendicativa. Le parole che si leggono sono. Perché cosa vuol dire ira vendicativa? Il popolo ha tradito, ha peccato, eccetera. E Dio interviene direttamente e castiga. Per pareggiare il conto, per riportare le cose al loro posto giusto. Questo è quel che si legge. Però noi sappiamo che bisogna sempre distinguere, nell'Antico Testamento in particolare, il linguaggio e il messaggio. Qual è il messaggio dell'ira vendicativa? Che Dio sia presente, sono sempre. È l'ira immanente. Guarda che Dio ha fatto il mondo in modo tale che se tu poni dei gesti sbagliati, taria le conseguenze sui calcagni, e taria, sulle caece, e taria, ti arrivano. E non perché lui te le manda, perché le cose sono fatte così. Il mondo è strutturato così, l'uomo è strutturato così. L'ha fatto lui così. Chi fa male, si fa male, oltre che far male agli altri. Ci piace o non ci piaccia, è così. Per cui l'ira vendicativa, l'avvertimento, io verrò, farò, distruggerò, massacrerò, raderò il suolo, sventrerò, cosa vuol dire? Stai attento. Bravo. Stai attento, Avete preso una strada che vi porta lì, vi state autodistruggendo. Io ti avverto, vi avverto, niente è ancora scritto, siccome vi avverto potete tener conto dell'avvertimento e cercare di cambiare. E se cambiate, tutto questo cade, non verrà più. Non perché io ve lo mando, non sono io che ve lo mando, è nell'andare delle cose. Le ho fatte io così le cose. Vedete, ira di Dio per questo, perché è stato lui a impostare il mondo, le strutture psicologiche, sociali, eccetera, in questo modo. Per cui quando tu fai il cretino in un certo modo, derinfo derama nataria, che argui che ti fa pagare il fio, te truet. Piaccia o non piaccia. Questa è l'ira. Quindi l'ira vendicativa. Linguaggio è sempre ira immanente, messaggio. E l'ira salvifica dov'è? Dove sta l'ira salvifica? NCS. Non c'è sta. Non c'è. L'ira salvifica non c'è finché Gesù non muore in croce. Perciò questo calice non è quello che lui dice lontano da me, questo calice non è nessuna via.
E questa è l'irrimanente. Dio, diventando uomo, Gesù, nella sua missione si assume quale incarico? Riconciliare la creatura col creatore, giusto? L'uomo con Dio. Però l'uomo sceglie il male per sé. Il male scelto dall'uomo attira sull'uomo queste conseguenze che sono dentro nel male che lui sceglie. Sono dentro già lì. Sono strutture che non vengono aggiunte da nessuno. Allora, in quale modo può liberare l'uomo? Può essere quel pane azzimo che libera e dà gli speranza. Lui assume su di sé le conseguenze negative degli sbagli dell'uomo, anche se lui personalmente non ha commesso peccato, come se, infatti Paolo quando rifletterà su questo dirà, lui che mai conobbe peccato, Dio lo trattò da peccato, lo fece peccato. Cioè fece in modo che cadessero su di lui, lasciò che cadessero su di lui le conseguenze peggiori del male dell'uomo, del negativo dell'uomo, del rifiuto, ogni rifiuto dell'uomo, odio, rancore, violenza, infamia, tutto. E grazie che Gabulla è Sados. E questo è il calice dell'ira. Accettare di subire come se fossi tu responsabile le conseguenze del male della storia. Per fare che cosa? Fare in modo che all'uomo restasse cosa? La benedizione. Restasse la possibilità di dire il bene sulla sua vita. Questo è lo scopo. Nel far questo, mettendosi al posto dell'uomo che sbaglia, deve accettare di subire su di sé le conseguenze peggiori di questi peccati, di questo rifiuto che riempie la storia dell'umanità. Ma facendo questo deve subire una morte infame. Ecco, morire a 30 anni o poco più di morte infamante è il modo migliore per convincere gli uomini che prendere Dio sul serio vale la pena? Merita? È utile? È bello? Forse è il peggior sistema. È questo il problema. In quella allontana da me questo calice se da una parte, ma non sarà possibile trovare un modo più intelligente, più consono all'uomo, alla psicologia dell'uomo per aiutarlo a capire da una parte. E dall'altra è possibile patire un pochino di meno, cioè proprio non bere fino alla feccia tutto quanto, il peggio proprio. È possibile evitare qualcosa? Però com'è che finisce? Questa è la tentazione. È l'ultima tentazione di Gesù. Nel mio, come diceva Scorsese, de sposare la Maddalena è combinazione un po' di... Questo è peggio, questa è la tentazione di Gesù. È possibile cambiare programma? No, perché Dio vuole proprio... Questa è la tentazione. Dopo lui risponde, però non come voglio io, non quel che voglio io, ma quel che vuoi tu. Quindi aderire pienamente alla volontà del Padre. Allora accettando questo, deve passare attraverso quella morte che lui non patisce... Dicevamo prima, non patisce, ma soffre. E offrendo se stesso in questa sofferenza, offrendo se stesso, comportandosi da sacerdote, fa in modo che quello che lui patisce diventi, non perché lo è in se stessa, ma diventi in lui, attraverso di lui, SDS. Strumento di salvezza per noi. Sembra chiaro? Questa cosa bisognerebbe ripensarci qualche volta dopo, né? Perché sennò... Sì o sì? Siamo lei, va bene, ma dopo... E d'altra parte, l'essere cristiani ha senso qui, altrimenti diventa una serie di doveri, oltretutto. Ecco perché dicevamo, ogni tanto lo ripeto, ricordo che l'aspetto fondamentale dell'impegno morale del cristiano è ringraziare. Perché se lui davvero ha fatto questo per noi, l'ha fatto gratis, e l'ha fatto senza chiedere il nostro aiuto, e non perché costretto da noi, ma l'ha fatto per sua volontà, più che dire grazie. Se la fa a mio Dio, chi la fa? Per cui mentre l'ira vendicativa fa parte del linguaggio quotidiano della Bibbia, l'ira immanente è il messaggio dell'ira vendicativa, l'ira salvifica esiste soltanto quando, nel momento in cui Gesù muore in croce, e da allora, ma sempre e soltanto nella croce di Gesù. Se poi noi siamo uniti a lui, allora permette anche alle nostre croci di diventare salvifiche per noi e per gli altri.
ci permette di partecipare alla sua morte e alla sua risurrezione. Versetto 39, si allontanò di nuovo e ricominciò a pregare, ripetendo le stesse parole. Poi tornò dai discepoli per la seconda volta, i tre, e li trovò addormentati di nuovo. Non riuscivano a tenere gli occhi aperti, non sapevano che cosa rispondergli. Ma proprio aveva un entusiasmo dentro che era meraviglioso. Quando tornò da loro la terza volta, disse: ma come? Voi ancora dormite? Riposate. E dormo appena. Mentre prima ero in piedi d'entusiasmo, chi noi saremo con te, moriremo per te, cioè ci mancherebbe altro. Dopo del colpo, shof. E la tensione nervosa anche, gioco di quegli scherzi certe volte. Ormai è finita, il momento è giunto. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani dei suoi nemici. Alzatevi, andiamo. Colui che mi tradisce sta arrivando. Il tempo è scaduto. Adesso entriamo davvero nella passione.